Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, il tema di questa liturgia del martedì della quinta settimana di Quaresima è abbastanza chiaro e anche profondo, perché invita ad una riflessione accurata per quanto possibile. Gesù comincia così oggi nel Vangelo: vado e mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Attenzione a questa espressione, che poi riprende per altre due volte: vi ho detto che morirete nei vostri peccati, se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. E questo Vangelo ha il suo prequel in quell'episodio molto significativo che abbiamo ascoltato nella prima lettura, dove il popolo di Israele comincia a lamentarsi, a mormorare contro Dio e contro Mosè, cioè invece di ringraziarli che erano stati liberati dalla schiavitù, si lamenta perché il menù non è soddisfacente. Quindi c'era soltanto la manna con l'acqua, e diceva, ecco, si vede che la Quaresima non gli piaceva tanto, diceva un menù un pochino più sostanzioso. E abbiamo questo episodio di questi serpenti che mordono e gli fanno morire. E questo episodio misterioso, che poi Gesù, in un passo parallelo di San Giovanni, interpreterà proprio in chiave tipologica, dice: fatti un serpente di bronzo. Chiunque sarà morso dai serpenti, se guarda il serpente di bronzo, non morirà. Vi ricordate quando Gesù, nel colloquio con Nicodemo, dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Questi sono i fatti. Significato. Allora, è chiaro che il messaggio della prima lettura è questo: quando si mormora contro Dio e contro i suoi rappresentanti, si commette un peccato grave. I serpenti che mordono, è un fatto sicuramente avvenuto a scopo di edificazione e di comprensione, ma hanno chiaramente un significato molto molto più profondo. Sappiamo che il serpente rappresenta, nella letteratura spirituale biblica, a partire dal libro della Genesi, cosa? Il diavolo, la tentazione e al tempo stesso il peccato. Il serpente, se ti morde, c'è il veleno, ti uccide. Cos'è che uccide? Dice il Vangelo. Il diavolo non ci può mozzicare. Voi sapete che il diavolo non ha facoltà di mozzicarci, non lo può fare. Ma il diavolo ha la facoltà, la possibilità di iniettarci il veleno attraverso la tentazione, cioè deve spingerci al male, che però dobbiamo farlo noi con un atto di nostra volontà. Se facciamo questo, è come se ricevessimo il morso di un serpente, cioè c'è un veleno mortale, la nostra anima è morta. E una volta che uno è morto, ecco perché Gesù ha detto: morirete nei vostri peccati se non credete che io sono. Perché quando uno è morto, qual è l'unica speranza che c'ha? Che qualcuno lo faccia risorgere, che lo richiami in vita, giusto? Chi è che può fare questa cosa? Solo Dio, e in particolare il Verbo fatto carne. Voi dovete che vi dico semplicemente una cosa, ecco, e con questo concludo. Noi non ci rendiamo conto, sapete che San Tommaso d'Aquino, quando parla del peccato mortale, di queste cose, fa capire molto bene: se noi capissimo che cos'è un peccato mortale, ma ci faremmo ammazzare. Perché con un peccato mortale, per quanto sta in noi, noi siamo morti, capite? Perché possiamo tornare alla vita, ci deve essere un intervento particolare da parte del Signore, un intervento del Signore che deve essere sollecitato. Ecco perché la Madonna dice sempre: pregate per la conversione, pregate, perché per quanto sta in noi ci siamo suicidati, capite? C'è forse qualcuno di noi che ha diritto ai miracoli? San Tommaso spiega che la conversione di un peccatore, cioè che una persona che è caduta in peccato mortale, quindi ha ucciso volontariamente la propria anima e torna al Signore, è un miracolo più grande della creazione del mondo intero. Questo dobbiamo mettercelo bene in testa. È un suicidio brutale. Chi di noi sarebbe così stupido da dire: ah, adesso mi ammazzo e poi aspetto che il nostro Signore mi risorge? Sarebbe un comportamento completamente assurdo. Eppure, a livello spirituale, è la stessa ed identica cosa. Ecco perché i serpenti, quelli morivano veramente. Sapete che
sempre San Tommaso spiega che tutta quanta l'economia dell'Antico Testamento era molto molto nostro Signore, dovendo educare un popolo ancora abbastanza rozzo, lo educava attraverso dei gesti esterni, materiali, visibili, perché potessero capire l'invisibile. Pensate anche a tutti quanti i sacrifici che si compivano nel Tempio, no? Noi oggi, ogni volta che celebriamo la Messa, si compie l'unico sacrificio che è rimasto, e che però tutti quelli dell'Antico Testamento, i capretti, gli agnellini, i tori, i montoni, erano figura di questi. Ma capite che quei sacrifici erano, se tu entravi nel Tempio di Gerusalemme, si sentiva una puzza incredibile di sangue, perché gli animali venivano ammazzati sul serio, quindi capite, c'era un'economia molto molto esteriore. Noi oggi, certo, c'è stato un giorno in cui Gesù ha offerto un sacrificio cruento, e come lo contempleremo venerdì prossimo, ma il compimento continuo del suo sacrificio, quindi il modo con cui questo sacrificio va avanti nel corso del tempo e della storia, attualizzandosi in continuazione, è incruento. È uno, cruento è stato una volta, incruento è tutte quante le volte successive. Questo per comprendere come nell'antica economia il Signore educava un popolo ancora rozzo attraverso segni molto molto esterni e materiali. Noi che stiamo nella nuova alleanza dobbiamo avere l'intelligenza di capire cosa c'era dietro. Ecco, il peccato è morte, cioè guardate che il peccato sia morte non è un'opinione soggettiva. Tutta la gente che sta lontana da Dio e pecca mortalmente in continuazione, possono crederci o non crederci, ma sono tutti quanti morti che camminano, tutti morti che camminano. E se muoiono così, vedranno che succede, incontra la morte eterna. Non fa niente che uno ci creda o non ci creda, non fa niente che uno faccia finta di stare bene o di sentirsi bene. Non crediate che la gente che vive lontano da Dio sta bene, è tutta apparenza. C'hanno la morte nel cuore, perché peccare vuol dire morire, stare lontano da Dio significa sperimentare il vuoto più glaciale che si possa conoscere, di cui quello che vediamo in questi giorni, le statue venate, sono una rappresentazione simbolica per aiutarci a rendercene consapevoli, soprattutto per pregare per i molti che vivono la desolazione, appunto, di una vita morta. Ricordate l'Apocalisse, di si crede io oppure sei morto, perché vuota di Dio e lontana da Lui. Siano lodati Gesù e Maria.